Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93. Oggi sono tornato su Battlefield 4 per riproporvi la puntata classica su Deathmatch a squadroni, visto che ho notato che vi è piaciuta moltissimo. Quindi ragazzi, io direi di riproporla. Partiamo subito, andiamo su multigiocatore, andiamo su parità veloce e andiamo su Deathmatch a squadroni. E partiamo subito. Eccoci ragazzi, siamo su Crepuscolo. Allora, ho messo il... Non lo vedete qui da vicino, però come potete vedere ho messo le cuffiette per zittirmi perché altrimenti mi sentono male i compagni, come mi è già successo. Andiamo su assalto. Ragazzi, probabilmente userò la carabina non ora, ma devo salire un pochettino di livello, ragazzi, per sbloccare quelle varie armi potenti, perché ho visto che sono abbastanza indietro su Battlefield 4. C'è gente veramente forte che ha delle armi assurde. Io mi sono accorto che il danno della mia ma della, sì, la mia macchina, il danno della mia arma è una merda. Ok, non c'è nessuno, quindi andiamo qui. Sicuramente sono sopra. Ho il presentimento che siano sopra, ragazzi. Sicuramente, infatti. Sento degli spari e li sento lassù. Quindi, ragazzi, proviamo a salire. Non so come si salga qui. Ok, vedo un compagno. Uno l'ho ucciso, grande. Grande shot, bitch. E 4, e ovviamente questo camperato tra il bambù. Cazzo, un koala! Sei un cazzo di koala! Porca puttana! Kenshiro Cobra. Andiamo, dai. Allora, sì, mi ammazzano se non mi tolgo velocemente dalla strada. Infatti, che strano! Vabbè, i miei proiettili sono invisibili, abbiamo capito. Quindi io direi di lasciare perdere. Lasciamoci un kit medico del zio Kur. Ok, non c'è nessuno. Andiamocene via, basta. Perché abbiamo capito che le mie munizioni sono invisibili. Qualche volta diventano visibili, altre volte diventano invisibili. Giustamente. Vaffanculo. Oh! Corri! Sì, ce l'ho fatta. Kit medico. Ecco il pronto soccorso. Qui il tuo kit medico, amico. Kit medico, grande, me ne sono messo, vai. Ok, ragazzi. Guarda. Mi hai fatto cagare. Oh, tranquillo. Nessuno. Siamo qui. Basta. Dai! Ma dove cazzo ne sei uscito? E soprattutto perché ho compagni di merda? Non mi supportano. Avevo compagni dietro, ragazzi. Avete visto anche voi? Vabbè, io non lo so che dire. Pensavo che almeno stessero sparando gli avversari. Invece neanche quello. Stavano guardandomi. Vai, corre! Fatti linciare! Sì! Bacia e bacia il mio compagno, va. Però è morto. Oh, tranquillo. Come andare via, va. Allora, andiamo qui. Zio Kuro non vuole morire. Vamos. Ascensore, niente. Ah, zio, vieni qui con me. Ho un colpo. Ma no, non ci credo. Non ci credo. È veramente un'oscenità. Un fucile a pompa su Battlefield 4. Ripeto, ragazzi, per chi non mi avesse sentito. Fucile a pompa su Battlefield 4. Accompagno. Oh! Andare via, va, fammi andare via che mi incula. Minchia! La coltellata che qui fa arlock. Bisogna aspettare l'avversario. Minchia, non muore, guardate! Questo Pablito! Pablito! Ovviamente.
Ragazzi, avete visto come ha fatto? Ero dietro un muro. Il muro non si è neanche sgretolato. Vabbè. Dettagli, ragazzi, dettagli. Sono solo, sono piccoli dettagli. Basta, non suonare, non suonare. Qui. Aiutami, zio, grazie. Ma lo vedo io. Basta, non ce la faccio. Bene, siamo a metà strada, ragazzi. Forza. Grande, vai. Grazie, zio, mi hai salvato il culo, grazie. Grande, vai. Vai, zio, proteggiamoci, proteggiamoci. Ma vai, grandi, grandi M26 dardi. Ok, non c'è nessuno. Perfetto. Ce l'ho qui. Ce l'ho qui. Vabbè. Vabbè. Un altro? Grande, vai, 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 vai. Oh, tranquilli. Ce l'ho qui allora. Ma perché? Ma perché cliccò start, cazzo? Ma vaffanculo, 12-4 ragazzi, comunque ha fatto un buon punteggio, stiamo già andando bene. Poi avrei voluto provare con la M26 dardi, però lo proviamo dopo, mi sa, non ora. Allora, andiamo qui dentro di nuovo. Facciamo suonare l'allarme e andiamocene via, va. Ok, non vedo un cazzo. E ovviamente io sono il coglione che mi giro e ovviamente mi cadono le cuffie. Grande, grande. E me sono l'unico coglione che si gira e muore. Grande, perfetto. Va bene così. Allora, di nuovo proviamo. E ovviamente devo fare il giro dell'asino. Devo fare il giro dell'asino per entrare nel palazzo. No, invece no, eccoci qui. Uno, vai, grande. Oh Cristo! Ho visto ora che c'è il cecchino. Vai via, vai via, vai via. Piglia. Granatu! Grande zio. Grande, grande. No, sparatevi un po' di gra... Ma dai, ma dietro! Cazzo, ci siete voi, compagni! E siete dietro di me e non mi salvate! Ma dai, raga! Ma dai, ma guarda, anche rianimati. Vabbè. Vabbè! Vabbè! La devo fare, raga. Io quello che posso fare lo faccio per la squadra. Ma se la squadra fa cagare... Bam! Esplodi! Ma che cazzo stai sparando? Basta con i fuochi d'artificio! Basta! Ma qua... No, ragazzi, ma lo vedete come stanno giocando? A buffetti infiniti! Vabbè. È il nuovo Call of Duty... Sì, il nuovo Call of Duty... È un nuovo Battlefield, non lo so. Se ci sono lo uso anch'io. Se il nemico ne uccide altri 5, siamo sparati. Ma dai. Ma se questo da sparare puffetti a raffica, ditemi voi come facciamo a giocarcela. Belli, bambù. Ma sala di servizio, grande. Gira, zio, gira qui, gira qui. Andiamo già uccisi, grande. E ovviamente ammazzano sempre me. Arrivano sempre quando ci sto basso io. I miei compagni si salvano sempre il culo, ragazzi. Io faccio schifo, vabbè. Vabbè, almeno sono in positivo. 14-8, cosa posso pretendere di più dalla vita. Bello. Stavo arrancando, ragazzi. 83-100, ho perso. Però vabbè, ho fatto il miglior punteggio della squadra. 14-8, 14-9, 12-15. Le morti ci separano un bel po'. Guardate le morti che hanno fatto loro e le morti che abbiamo fatto noi.
Sì, certo, userò sicuro il fucile a pompa. Guardate, 11, 13, tutti morti più... 1-8! 1-8! Vabbè, usciamo. Ok. Quindi, ragazzi, cura 90 è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto e spero che Battlefield 4 vi sia piaciuto. Anche su Battlefield ovviamente trovate i lanciapuffi esperti proprio nel lanciarli a raffica, come avete potuto vedere. Fuochi d'artificio. Una bomba assurda, ragazzi, non finivano più. Io non so come cazzo si possano divertire le persone a giocare in questo modo. Ma boh. Lo scopriremo nella prossima puntata, sicuramente. Ci porremo queste domande, ragazzi, alla prossima puntata. Perché i puffi siano così forti? Perché su Battlefield esistono i fucili a pompa? Non lo so, ma lo scopriremo nella prossima puntata. Quindi da cura 90 è tutto, il video spero che vi sia piaciuto. Iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente l'avete apprezzato. Noi ci vediamo alla prossima, quindi bella raga!